Allora, eccoci all'inizio della zona numero 3 del mondo tutorial che giunge con la versione Minecraft Edu. Io sono l'insegnante Marco V, qui c'è la nostra studentessa Benedetta che ha appena terminato di concludere la zona numero 2. La zona numero 3, l'obiettivo è quello di imparare a scavare e a costruire. I ragazzi devono imparare a scavare, trasportare e posizionare i blocchi. Dopo devono riprodurre delle forme particolari utilizzando materiali differenti e realizzando forme sempre più complesse. Allora, io prendo possesso della schermata di Benedetta e inizio ad esplorare la zona numero 3. Scendi per imparare a scavare e costruire. Ok, scendiamo. Siamo scesi. Vediamo dove ci porta questa scala a pioli. Dig, scaviamo. Adesso voglio far leggere dig and build, scava e costruisci. Allora, ai ragazzi vengono assegnati generalmente dei numeri in modo tale che o lavorando a coppia o singolarmente si posizionano sulla propria rispettiva fila e lì cominciano a completare il proprio, diciamo, compito. Allora, tieni premuto il tasto sinistro per scavare il terriccio, quindi per scavare il terriccio bisogna tenere premuto il tasto sinistro. Ok, ovviamente qui non possiamo scavare. Come mai in questa zona riusciamo a scavare? Perché tutto ciò che stiamo scavando si trova sopra i blocchi verdi dove sappiamo è possibile scavare e anche posizionare i blocchi. Allora, abbiamo scavato. Vediamo qua che cosa dice. Tasto destro per posizionare blocchi dove vuoi tu. Allora, tasto destro in questa zona non riusciamo a posizionarli. Vediamo se qua sotto c'è un blocco verde. Sì, tanto prendiamo quel. Ok, esco. Tasto destro, riesco a posizionare il blocco. Detto questo, proviamo a raggiungere questa uscita. Per esempio, immaginiamo che noi abbiamo ricevuto il numero 14. Come possiamo fare per raggiungere la porta numero 14? Perché non ci creiamo una bella scala. Ecco fatto, siamo arrivati nella porta 14. Allora, questa ovviamente è una scala. Qui invece possiamo, per esempio, costruire un altro modo per raggiungere la scala numero 13. A questo punto io salto e una volta in aria posiziono un blocco esattamente sotto i miei piedi. In questo modo sono riuscito a creare una pila in verticale. È ovvio che adesso non riesco più a salirci perché è troppo alta, però così facendo è possibile costruire delle zone, raggiungere anche delle zone molto, diciamo, in verticale. Quando si posizionano sotto i propri piedi, ok, questi blocchi. Allora, adesso andiamo a porta numero 13. Comunque andiamo avanti, seguiamo l'uscita che è di qui. Dovrebbe essere una scala a pioli qui sulla mia destra. Ok, e ognuno la percorre. Ok, uscita. Vediamo dove ci porta questa uscita. Arrampicati per l'uscita. Ok, arrampichiamoci di nuovo. Dove ci porta questa zona? Ok, vi ricordo che siamo ancora nella zona numero 3. Sei pronto per una vera sfida? I nostri ragazzi sono nati pronti. Vediamo cosa dobbiamo fare. Dobbiamo seguire questo percorso. Scendiamo le scale. Ok. Nuovamente, anche qui, ragazzi, gli viene assegnato un
un numero e vengono invitati a lavorare in gruppo. E leggiamo le istruzioni, tasto destro. La sfida degli edifici con forme. Dividetevi in gruppo. Ogni gruppo ha un numero. Il vostro compito è di ricreare le stesse forme presenti nell'area del vostro gruppo. Necessiterete studiare i quattro differenti materiali grezzi ed imparare le loro proprietà. Allora, vediamo se riusciamo a raggiungere la studentessa Benedetta attraverso il menu dell'insegnante. Mi teletrasporto esattamente nella zona dove si trova Benedetta, mi metto in modalità costruzione, in modo tale da poter volare, vi faccio vedere qual è l'obiettivo di questo zona numero 3. Allora, i ragazzi devono costruire su questi, vediamo se mi abbasso, su questi blocchi verdi, devono riprodurre esattamente con lo stesso materiale le figure che si trovano sulle blocchi con la croce rossa e forme sempre più complesse. Questa è quella più semplice, l'ultima sì, a destra, questa qui è quella più complessa. E il materiale lo possono prendere da queste zone. Hanno anche a disposizione degli strumenti e completata questa fase si possono dirigere verso l'uscita che è in fondo a questa porta. K, così scendo e adesso io attendo la studentessa Benedetta qui in fondo. Allora, proviamo a costruire una sola forma. Scendo di sotto. Allora, non possiamo ovviamente costruire dove ci pare. Dobbiamo prendere tre blocchi di sabbia. Abbiamo a disposizione qua un baule, tasto destro per gli strumenti, prendiamo per esempio un bel piccone di ferro, ce lo mettiamo qua, ok, e con il piccone di ferro proviamo a scavare e prenderci un po' di sabbia, ne abbiamo presi tre, sono sufficienti, tasto numero 2 per tenere in mano la sabbia e qui sulla destra proviamo a costruire il nostro, ok, la nostra figura simile a quella indicata, ok, perfetto. Adesso raggiungiamo l'insegnante, passiamo di qui che ci sono le scale, diciamo che abbiamo completato il nostro compito e dobbiamo raggiungere l'insegnante che ci aspetta lungo questo percorso. Ok, a questo punto abbiamo terminato la zona numero 3, completo i miei compiti, l'insegnante ovviamente avrà traccia di questa nuova modifica, ok? Quindi adesso io interrompo questo video tutorial e poi proseguiremo con l'ultima parte di questo tutorial che è l'accesso alla zona numero 4.